Abbiamo incontrato il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggeri. Un nome illustre, un nome che afferisce a una sensibilità artistica e culturale che abbiamo immediatamente colto. Una storia importante che ci piace sentir raccontata. Come nasce questa vocazione alla cultura capace di trasmettere anima alla politica? Sì, è un atto di missione che noi abbiamo, perché vivere è vocazione per gli altri. Tutto questo nasce da un infuso familiare. Mio padre, quando eravamo giovani e ragazzi, invece di raccontarci la storia di Cappuccetto Rosso, ci raccontava la prima di sei personaggi in cerca d'autore al Teatro Descalchi di Roma. E questo è stato l'incipit di questa mia esperienza di vita, perché mio padre aveva avuto la possibilità di vivere il periodo pirandelliano a Roma e nel giornale di Giovanni Amendola Il Mondo. Poi le vicende storiche lo riportarono in Basilicata e quindi qui ha fatto poi l'avvocato e io di conseguenza sono diventato avvocato. Ma come lui diceva ai suoi nobili amici, che chiedevano, come è noto e come è costume, cosa è tuo figlio, com'è tuo figlio, lui con una frase molto sorridente e compiaciuta, devo dire, diceva: mio figlio è bravissimo, certamente è più bravo di me, l'unico problema che fa l'avvocato nel tempo libero. Perché nel tempo pieno io ero già stato stimolato a entrare nelle viscere di questo territorio e a individuarne i valori identitari e i valori storici. Avevo già incontrato a Roma Umberto Zanotti Bianco, che mi aveva detto: tu devi decidere se abbandonare o meno la tua terra, però prima di farlo devi fare una scelta: se ritieni il tuo territorio matrigno hai il diritto di abbandonarlo, se ritieni il tuo territorio materno hai il dovere di fermarti. E noi nell'aprile del 59 costituimmo un'associazione per rispondere a questo quesito esistenziale. Chi siamo? Siamo i figli della miseria, come tutti sostenevano, o siamo i figli della storia, come qualcuno in un orecchio ci diceva? E diceva che qualcuno di questi aveva un nome e un cognome, che era Adriano Olivetti, tanto per ricordare qualcuno. Ecco perché io dico spesso che noi siamo stati nani sulle spalle di giganti. Da quella indagine noi capimmo che noi vivevamo in un territorio unico e universale. Negli anni 60 o giù di lì, effettivamente Matera veniva indicata come terra della vergogna nazionale. Vogliamo ricordare quei momenti tristi? Eh sì, il primo aprile del 48 Palmiro Togliatti, in un comizio qui a Matera, definì Matera infamia nazionale. Il 23 luglio del 50 Alcide De Gasperi definì Matera vergogna nazionale, perché la questione del dopoguerra, anche la presenza del fascismo, aveva creato una sacca di miseria nei Sassi, e i Sassi erano diventati veramente un esempio di miserabilità meridionale. E tutto questo favorito dal libro di Carlo Levi, Il Cristo si è fermato a Eboli. Però io da materano sono grato a Carlo Levi, perché Carlo Levi ha aperto Matera sul mondo. E infatti gli americani in quel periodo cominciarono a fare le indagini, che già comportavano posizioni diversificate sotto il profilo della reputazione della città. Però diciamo che questa maledizione colpì la città e i cittadini si sentivano subalterni, emarginati rispetto all'Italia e alla nazione, si sentivano sottomessi da questo cliché, da questa definizione. E quindi se si chiedeva a un materano di dove fosse, non avevano neppure il coraggio di dire che erano di Matera: siamo di un paese vicino Bari. Questo era il livello della rimozione della propria identità territoriale. E noi abbiamo fatto una lunga marcia di inserire, noi partimmo con un'operazione che chiamammo Mitridate,
distillare nelle vene degli uomini e delle donne il valore identitario del luogo. Questa operazione è stata lunga, lenta, difficile, complessa, derisa, disconosciuta, ma io sono dell'avviso che sono le minoranze che fanno la storia, ma solo minoranze fiere, convinte, coese, costanti, caparbie. Ecco che io mi sento un privilegiato, perché quella lunga marcia ha portato a uno sconvolgimento. Ciò che era vergogna, infamia nazionale, è diventato poi patrimonio mondiale dell'umanità nel riconoscimento UNESCO del 1993. E anche la tale vicenda in cui oggi a 82 anni mi trovo a fare il sindaco è sempre un momento scismatico ed eretico, perché io sono un sindaco impopolare, nel senso che non devo fare carriera politica e quindi non posso stare qui per raccogliere consenso. Io sono qui per far crescere la città, ma sono qui soprattutto con un'ambizione: creare il modello di un mezzogiorno che funziona, di un mezzogiorno che non si lamenta, di un mezzogiorno che sfugge ai fatalismi e alle rassegnazioni e che recupera, come Matera ha recuperato, la fierezza della propria reputazione. E quindi oggi, con questo brand, con questo riconoscimento, con questa appeal, la città può diventare un modello per il mezzogiorno e soprattutto può diventare un modello di speranza per una rinascita del paese, perché qualcuno ha detto e ha scritto: se ce l'ha fatta Matera, ce la può fare l'Italia. Questa è la responsabilità che ha oggi il sindaco di Matera. Con Matera capitale europea della cultura 2019, davvero un riconoscimento enorme. Eh sì, ma questo è il tratto finale di questo lungo percorso. E però ecco, ci sono anche su questo aspetto momenti di riflessione, per cui io sono stato indotto a entrare in competizione ad essere sindaco. Innanzitutto non si poteva più celebrare, festeggiare e brindare alla vittoria e non governarla, non utilizzarla e soprattutto non capitalizzarla. E secondo, il capitale europeo della cultura non può significare l'effimero, la baldoria ludica. Significa che questa città deve produrre cultura e non deve consumare cultura e non deve soprattutto acquistare cultura, perché è troppo facile dire cultura facendo un grande spettacolo notturno. Invece occorre che il sedime culturale sia elemento, diciamo, di stimolazione creativa e produttiva, e questa città, che ha magnetismi da cortocircuiti creativi, diventa l'elemento portante per poter realizzare quello che noi stiamo realizzando, le officine della cultura, cioè scuole di formazione finalizzate alla produzione di un prodotto culturale. Questo è il primo dato. Il secondo dato è che noi dobbiamo costruire un modello di futuro. In che senso? Matera potrà anche nel 2019 avere una qualità urbana e una qualità culturale e sociale, ma se non c'è una qualità economica, chi reggerà il vestito europeo che faremo indossare alla città? E chiudiamo con una immagine in cui il cerchio si chiude. Che cosa lega il sindaco di oggi, combattivo, orgoglioso, fiero, ma consapevole che ci sono altre sfide da affrontare, con quel giovane di belle speranze che cercava se stesso? Beh, c'è una maturazione e, come ho detto prima, c'è anche una stimolazione. Se ce l'abbiamo fatto in quel tempo difficile, ce la possiamo fare adesso. Però ho un patto: che la comunità territoriale, io parlo di comunità territoriale, regionale, interregionale, entri in questo circuito virtuoso, cioè deve essere consapevole della responsabilità storica che in questo momento noi abbiamo. Grazie sindaco, grazie davvero. Da Matera, con passione, la forza, l'energia di un sindaco vero. Grazie.